La sera di 11 anni fa la Costa Concordia, con 4.229 persone a bordo, naufragava davanti all'isola del Giglio con un bilancio di 32 vittime e 157 feriti. La nave da crociera troppo vicino all'isola urtò alcuni scogli sommersi che provocarono un grosso squarcio nello scafo che segnò il destino dell'enorme imbarcazione. Fece il giro del mondo la conversazione tra il comandante Schettino e l'ufficiale della Capitaneria di Porto di Livorno De Falco, che gli intimava ruvidamente di tornare a bordo della Concordia.